Carissimi amici e amiche, siamo per una nuova puntata del ciclo di catechesi dedicato a San Giuseppe. Oggi è l'ultimo mercoledì del mese, dove stiamo rileggendo e attualizzando uno splendido testo, veramente straordinario, del padre Manuel Peña, Ángel Peña, scusate, che appunto si intitola San Giuseppe il più santo dei santi, e che passa in rassegna attraverso i vari capitoli, la straordinaria vicenda di questo straordinario uomo scelto da Dio per essere il custode dei suoi tesori più preziosi in assoluto, quindi il suo stesso figlio fatto carne e poi il capolavoro dell'Altissimo, ecco, la Divina Maria. Uomo fortunato San Giuseppe a stare per chissà, almeno una venticinquina d'anni a fianco alla Madonna, e altri 25 San Giovanni, beati loro. Oggi lo step seguente, la volta scorsa c'è stata una bellissima catechesi, ma non è bellissima la catechesi che ha fatto il sottoscritto, insomma, era bellissimo il soggetto offerto dall'autore, cioè il matrimonio di San Giuseppe, il fatto che Maria e Giuseppe hanno vissuto un verissimo matrimonio, pur non vivendo mai come marito e moglie, cioè pur non avendo tra di loro una componente che oggi, diciamo così, è, se non vogliamo definirla essenziale, quantomeno normale all'interno di un matrimonio, no? Nell'attuale contesto storico iperesaltata, quindi considerata quasi come se fosse un gota o la dimensione assolutamente fondamentale e costitutiva di un legame, ma abbiamo visto che così non è. E che il matrimonio di San Giuseppe e di Maria fa comprendere come c'è un matrimonio anche senza vita sessuale. Viceversa, con la vita sessuale non è affatto detto che ci sia un matrimonio, sia perché la vita sessuale è possibile anche al di fuori del matrimonio, e sia perché anche dentro un matrimonio non è certamente questo l'elemento che caratterizza sia l'esistenza della vita matrimoniale, sia anche la bellezza della vita matrimoniale. Oggi si affronta un altro argomento, la paternità di San Giuseppe, cioè con l'altra classica domanda, no? Dice, sì, che te paternità, insomma, no? Insomma, San Giuseppe era il padre putativo di Gesù, almeno questo per i credenti. Quindi non era figlio suo in senso stretto, e quindi che razza di padre era? Ma anche qui possiamo subito mettere le mani avanti, no? Perché specialmente per i maschietti c'è proprio una differenza notevole tra l'essere padre e fare il padre. Ma è evidente che la seconda è più importante della prima, perché, come è noto, ahimè, un maschietto potrebbe avere, specialmente se sia caratterizzato da un comportamento sessuale contrario alla legge di Dio, potrebbe avere in giro dei figli che sono suoi, quindi di cui lui è padre biologico, e sarebbe dimostrabile anche attraverso i moderni test di verifica, ma cosa di averli, quindi non fa il padre. E invece ci sono dei padri che non sono padri biologici, ma sono straordinariamente padri. Questo vale sia per quanto riguarda i padri adottivi, ma per estensione, come capite, vale anche per i padri, chiamiamoli così, spirituali, no? Un ministro di Dio si chiama, diciamo così, no? Quando padre, giuridicamente. Lui lo è padre perché ha ricevuto da Dio questa abilitazione, quindi ad esercitare
ad essere, ad esercitare una paternità spirituale. Poi bisogna vedere se il padre lo fa, perché potrebbe eccedere sotto due punti di vista, potrebbe fare il padrone, e lì incorre nella censura di San Pietro, non spadroneggiate sui vostri sottoposti, oppure potrebbe omettere di fare il padre, quindi facendo addirittura infischiandosene del gregge. L'immagine di quel cattivo pastore che se vede venire il lupo se ne va e manda tutti in malora, insomma, no? Ecco. Allora, messe le mani avanti subito subito, quindi la paternità come il matrimonio non esige per esistere e neanche nell'attuale condizione la unione sessuale, così la paternità vera per sussistere non esiste, non esige di per sé il dato biologico. Questo è. Detto questo, cominciamo a leggere il testo, così ci lasciamo condurre per mano dall'autore sulle considerazioni da fare su questo punto. Giuseppe fu veramente padre di Gesù, anche se non di sangue. Il suo titolo di padre gli viene riconosciuto dallo Spirito Santo mediante l'autorità della parola di Dio, e Gesù lo riconosceva obbedendogli in tutto. Il Vangelo dice che stava loro sottomesso, Luca 2,51, cioè che obbediva a Maria e a Giuseppe. Dice la parola di Dio: i suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo, secondo l'usanza. Il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso, mentre i genitori portavano il bambino Gesù. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Anche Maria riconosce Giuseppe come padre di Gesù. Quando lo trovano nel tempio, dopo averlo cercato per 3 giorni, Maria dice: ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo. Quindi Maria antepone perfino l'autorità di Giuseppe alla sua, dicendo: tuo padre ed io. La gente lo considerava figlio di Giuseppe. Gesù, quando incominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni, si legge sempre nel Vangelo di Luca, capitolo 3, versetto 23, ed era figlio, come si credeva, di Giuseppe. Ancora, sempre il Vangelo di Luca. Tutti gli rendevano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: non è il figlio di Giuseppe? E ancora, Vangelo secondo Giovanni: costui non è forse Gesù il figlio di Giuseppe? Di lui conosciamo il padre e la madre, Giovanni 6,42. E Giuseppe è cosciente della sua paternità come padre di Gesù e si assume la sua responsabilità riguardo alla venuta di Dio. Quando gli appare l'angelo, si rivolge a lui come a un capofamiglia per dargli degli ordini che egli esegue senza discutere. Gli dice l'angelo: essa partorirà un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto finché io non ti avvertirò. Questi sono tutti i passi del Vangelo di Matteo, che è il Vangelo di San Giuseppe, potremmo chiamarlo, è lì che si parla di San Giuseppe più che altrove. Alla morte di Erode, di nuovo gli appare l'angelo e gli dice: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, e vai nel paese di Israele, perché sono morti coloro che insidiavano la vita del bambino. Egli, alzatosi, prese con sé il bambino e sua madre ed entrò nel paese di Israele. Proseguo la lettura, poi facciamo un po' un commento complessivo. Il figlio di Maria è anche figlio di Giuseppe in forza del vincolo matrimoniale che li unisce. A motivo di quel matrimonio fedele, meritarono entrambi di essere chiamati genitori di Cristo. D'altra parte, essendo la circoncisione del figlio il primo dovere religioso del padre, Giuseppe con questo rito esercita il suo diritto dovere nei riguardi di Gesù. In occasione della circoncisione, Giuseppe, scusate, impone al bambino il nome di Gesù. Questo nome è il solo nel quale si trova la salvezza.
E a Giuseppe ne era stato rivelato il significato al momento della sua annunciazione. Tu lo chiamerai Gesù, egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Imponendo il nome, Giuseppe dichiara la propria paternità legale su Gesù e pronunciando il nome, proclama la di lui missione di Salvatore. Il riscatto del primogenito, e questa è la festa che abbiamo celebrato oggi, questa catechesi, il primo mercoledì di questo mese di febbraio 2022, cade nel 2, cioè la festa della presentazione di Gesù. È San Giuseppe che ha portato l'offerta al sacerdote nel tempio per riscattare il figlio primogenito, lo getta nell'offerta dei poveri, la coppia di tortore e giovani colombe, come ci dice il Vangelo di Luca, ma è stato lui a farlo. Quindi, ancora, la paternità di Gesù era indispensabile a Nazareth per onorare la maternità di Maria, era indispensabile la circoncisione all'imposizione del nome, era indispensabile a Betlemme per iscrivere il neonato come figlio di Davide nei registri dell'impero romano, era indispensabile a Gerusalemme per presentare il primogenito al tempio. Ed inoltre era indispensabile la presenza di Giuseppe per la crescita di Gesù in sapienza e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Gesù venne iscritto ufficialmente come figlio di Giuseppe di Nazareth e così lo credevano tutti. Perciò San Giuseppe è stato chiamato da Dio a servire direttamente la persona e la missione di Gesù mediante l'esercizio della sua paternità. Proprio in tal modo egli coopera alla pienezza dei tempi, nella pienezza dei tempi al grande mistero della redenzione ed è veramente ministro della salvezza. San Giuseppe, obbedendo a Dio, custodendo Maria ed essendo padre di Gesù, prese parte attiva ai misteri dell'incarnazione e della redenzione. Dice Sant'Efrem, grande teologo e dottore della Chiesa del IV secolo: Beato te, giusto Giuseppe, perché al tuo fianco è cresciuto colui che si è fatto bimbo piccolo per adeguarsi alla tua dimensione. Il Verbo abitò sotto il tuo tetto senza abbandonare per questo il seno del Padre. Colui che è il figlio del Padre si chiama figlio di Davide e figlio di Giuseppe. San Bernardo, grande San Bernardo da Chiaravalle, XII secolo, afferma: colui che molti profeti desiderarono vedere e non videro, desiderarono udire e non udirono, fu dato a Giuseppe non solo di vederlo udirlo, ma anche portarlo in braccio, guidarne i passi, stringerselo al petto, coprirlo di baci, nutrirlo e vegliarlo. Immagina che genere di uomo fu Giuseppe e quanto valeva, immaginano in accordo col titolo con cui Dio volle onorarlo, che fosse chiamato e preso per padre di Dio, titolo che veramente dipendeva dal piano di redenzione. Analogamente, tutti i privilegi di San Giuseppe provengono dal suo incarico di fare da padre a Cristo. Sappiamo che Cristo si rivolgeva a Dio con la parola Abba, una parola affettuosa e familiare con la quale i figli del suo popolo si rivolgono ai loro genitori. Probabilmente con la stessa parola usata dagli altri bambini, egli si rivolgeva a San Giuseppe. È possibile dire di più del mistero della paternità umana? La vita con Gesù fu per San Giuseppe una continua scoperta della propria vocazione di padre. San Francesco di Sal fa un esempio. Dice così: sono solito dire che se una colomba portasse nel suo becco un dattero e lo lasciasse cadere in un giardino, non si finisce poi per dire che la palma adesso spuntata appartiene al padrone del giardino? Ebbene, se è così, chi potrà dubitare che lo Spirito Santo, avendo lasciato cadere questo divino dattero come divina colomba nel giardino chiuso della Santissima Vergine, giardino che apparteneva a San Giuseppe come la donna sposa appartiene allo sposo, chi dubiterà, dico, che si possa affermare in tutta verità che quella divina palma, Gesù, che produce frutti di immortalità, appartiene totalmente a San Giuseppe? Sì, Gesù appartiene anche a Giuseppe e non solo a Maria. Dopo Maria, Giuseppe fu il primo a cui Gesù diede un bacio con la sua bocca divina. Gli si appese al collo, asciugò il suo sudore con le sue mani benedette e fece altri innumerevoli regali che i bambini affettuosi fanno ai loro genitori. Ognuno di questi regali sarebbe stato sufficiente per arricchire di beni spirituali l'anima più arida del mondo. Ecco, ho voluto leggere tutto, così abbiamo un quadro un po' complessivo del senso della paternità di San Giuseppe, no? E anche delle ampie sue dimensioni. C'è una dimensione religiosa, c'è una dimensione
legale, c'è una dimensione affettiva e c'è anche una dimensione esistenziale in questo bellissimo rapporto di paternità che San Giuseppe ha avuto nei confronti di Gesù. Ecco, anzitutto, ora qui siamo in un contesto catechetico, no? Quindi parlando di queste cose, evidentemente i contesti catechetici sono sempre finalizzati a provocare delle domande, no? Adesso non voglio fare corsi di teologia pastorali, no? Ma quello che io, in quanto pastore, diciamo così, in cura d'anime, sono chiamato a fare è appunto un'opera continua di catechesi. La catechesi è appunto una predicazione che è finalizzata sempre alla conversione. Cioè, tu racconti delle cose, parli di alcune cose, non semplicemente per dare un'istruzione. Quella sarebbe un'istruzione intellettuale, come dire, o erudita, è una conferenza. Un'istruzione, diciamo così, religiosa si chiama una lezione di catechismo. Ma una catechesi serve a stimolare, a provocare, a far crescere. In una parola, dovrebbe essere un input per la santificazione delle persone. Ecco, che è la ragion d'essere, diciamo così, di un sacerdote e di un parroco e un sacerdote esiste, ha come missione quella di cooperare con Dio, di collaborare con Dio alla santificazione del prossimo. Lo fa nella maniera proprio più perfetta e più completa, amministrando i sacramenti, quindi dando la vita divina che il Signore ci ha provocato e di cui ci ha procurato, scusate, di cui è ministro, ma lo fa anche attraverso il ministero della parola, nel senso di... Allora, per esempio, abbiamo visto tutti quanti i doveri religiosi che la legge di Israele imponeva sul padre. Allora, la circoncisione e l'imposizione del nome l'ha fatta San Giuseppe. L'angelo ha dovuto dire a San Giuseppe, beh, però, ma gli aveva detto già la Madonna, dice, come conceperai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Scusa, non ci bastava che lo sapesse la Madonna. No, non ci bastava che lo sapesse la Madonna. La Madonna è stata la prima a saperlo, ma la Madonna non poteva portare Gesù alla circoncisione e quindi a imporgli il nome, perché questo lo poteva fare soltanto il pater familias. Così la Madonna apparteneva alla tribù di Davide, anche lei alla gloriosa tribù di Giuda, ma perché Gesù fosse chiamato figlio di Davide, capiamo, cioè il sangue veniva dalla Madonna, perché è la Madonna che ha dato il sangue a Gesù. Ma attenzione, se San Giuseppe non fosse stato della tribù di Giuda, anche lui a Betlemme non ci sarebbero andati. Perché per iscrivere Gesù nelle liste dei figli di Davide ci vuole il padre. Così la festa di oggi, l'offerta sacrificale per riscattare Gesù, l'ha fatta San Giuseppe, altro dovere religioso. Non so, quindi presentarlo al Tempio e riscattarlo, era necessaria la sua presenza. Allora, taglio catechetico. Questa è una delle cose che proprio a me sta proprio profondamente a cuore, no? Pensiamo oggi alla latitanza dei padri, chiamiamoli ancora cattolici, perché insomma comunque sono battezzati. Ora, pensiamo al contesto, cioè guardiamoci un pochino in giro, cioè io sono un parroco, guardiamo anche io, per esempio, guardo anche le composizioni. Questa trasmissione sta andando in diretta, no? Se io adesso scorressi, le persone che stanno seguendo,
Sicuramente la stragrande maggioranza, forse il 70-80%, sono donne. Attenzione, io sono un grande, come dire, estimatore e, non vorrei dire amante per non essere frainteso, estimatore, ma voglio tanto bene, evidentemente, alle donne in quanto donne. Cioè, la donna ha una bellezza intrinseca. Però questi numeri fanno comprendere che c'è oggi, dalle nostre parti, specialmente in Occidente, una mentalità diffusa che le cose della fede, quindi l'istruzione religiosa, la preghiera, la frequenza ai sacramenti, è roba da donne. Ma questo è quanto di più folle, fuorviante possa esistere, e su questo io dico sempre, con tutto che siamo ancora in attesa che entrino a far parte della Chiesa, però su questo gli ebrei ci danno delle sonore lezioni, anche gli ebrei contemporanei, perché per gli ebrei, cioè, non es cioè, la presenza di Dio dentro casa la porta l'uomo, la cura della vita religiosa spetta all'uomo. Chi porta la famiglia in sinagoga è l'uomo, cioè la donna, cioè, per la donna è un onore andare dietro all'uomo, d'accordo? Non è che per l'uomo è una vergogna andare in sinagoga. E allora ci vado proprio quando sono costretto, però se no ci mandiamo la. Io vorrei esortare, insomma, ho raccontato infinite volte una storiella che chi mi conosce l'avrà già sentita tante volte, che non è una storiella, è una storia vera, che il Papa Giovanni Paolo II raccontò in quel libro che io lessi quando ero in seminario e che lui scrivesse in occasione del 50° del sacerdozio, che è un libro autobiografico dove lui si racconta un po'. Io che conoscevo bene il magistero di Giovanni Paolo II, poi lui aveva fatto gli studi filosofici. Giovanni Paolo II ha lasciato un magistero luminoso alla Chiesa Cattolica, solo che lo stile di San Giovanni Paolo II era un pochino ampolloso, documenti molto lunghi, linguaggio a volte un po', come dire, un po' elevato, no? A volte bellissimi documenti, ma la lettura era un po' impegnativa, diciamo così, no? Non voglio certamente dire pesante perché mi sembra un po' troppo. Quindi leggere un testo di San Giovanni Paolo II leggero, dove scrive in termini soft e si racconta, e dico, non sembrava lui, non sembrava, io non mi dimenticherò mai questa impressione di quando lessi questo libretto. Lui raccontava un particolare della sua infanzia, tra l'altro lui perse anche la mamma molto molto precocemente, e praticamente disse che una sera andando a letto, il papà aveva lasciato la porta della stanza non del tutto chiusa, quindi aperta tipo a 45 gradi, insomma, no? Nel senso che se uno passava davanti, sbirciando un po', poteva vedere che succedeva. Lui era un bambino, i bambini si sa che sono sempre curiosi. Sbircia e te trova sto padre inginocchiato davanti al crocifisso a pregare. Lo vede? San Giovanni Paolo II scrisse: la lezione di fede che ho avuto quel giorno è rimasta indelebile. È vero che le donne, le mamme hanno la donna dentro casa dovrebbe essere il punto di riferimento dell'amore, della dolcezza, dell'accoglienza, quindi la donna mostra questo bellissimo volto divino, no? Però è anche vero che il papà dovrebbe essere il punto di riferimento, dovrebbe essere il polo dell'autorità e dell'autorevolezza. Ecco, che non è ovviamente dittatura e dispotismo, quindi quelle sono o tirannia, quelle sono degenerazioni. Per cui un ragazzino, se vedesse il padre con una vita cristiana esemplare, se vedesse il padre attivo nella vita di fede, attivo non soltanto perché la frequenta, ma attivo perché è lui che si incarica, certamente insieme alla moglie, ma senza delegare in bianco o completamente svicolare,
come dire, estraniarsi alla formazione religiosa del figlio, il mondo sarebbe un altro, sarebbe. Perché un ragazzino si ascolta la madre, però dentro, e anche le ragazzine per certi aspetti ancora di più, dentro di sé, se una cosa il padre non la fa, magari una cosa non sarà così tanto importante. Se invece una cosa il padre la fa, insomma, lo fa mio padre, lo dice mio padre, è un'altra cosa. Allora, da San Giuseppe, è appena da poco finito l'anno di San Giuseppe, i padri, li prego, imparino, perché tutte queste cose che San Giuseppe fece nell'Antico Testamento dipendono dalla legge del Signore, cioè erano cose che Dio impose, e non è che le impose a quei tempi, perché ah sì, ma a quei tempi le donne erano in condizione di minorità, non erano emancipate, quindi per forza l'uomo doveva farlo, chi l'avrebbe fatto altrimenti? Eh no, cioè, Dio non si lascia, come dire, condizionare da queste contingenze storico-culturali. Se ha stabilito questo, è perché nella sua sapienza sa quanto questo sia importante, importantissimo. Non deve passare nei vostri figli l'idea che la fede è roba, espressione dispregiativa, no? Da donnette, ecco, da donnicciole, da persone, sai, le donne sono deboli, si sentono sole, si sentono insicure, quindi si dovranno aggrappare pure a qualcosa, no? Quindi per loro questa idea di Dio, perché poi i giovanotti crescono e ahimè, se non vengono indirizzati in qualche buona scuola, sperando che se ne trovino ancora in giro, e vanno invece nella bolgia della scuola pubblica, cominciano a studiare le filosofie, le cose a destra e a sinistra, poi fanno certi studi e cominciano a pensare di ragionare, quando in realtà è lo sragionamento, e quindi fanno tutte quante queste considerazioni. È un problema grosso questo in Occidente, un problema molto molto grosso, e deve essere assolutamente affrontato. Gesù ha voluto che San Giuseppe fosse, come dire, il suo istruttore, diciamo così, religioso per quanto riguarda la perfetta osservanza di tutto ciò che Dio aveva lasciato come prescritto agli Israeliti in relazione ai figli nella legge. La seconda. Un'altra considerazione, e qui ci spostiamo un attimo su Maria. L'autore nota assai finemente, e deve essere notato, che quando ritrovano Gesù al Tempio, parla la Madonna e dice: tuo padre ed io ricercavamo. Allora, le nostre carissime e santissime donne, ecco, facciano sempre attenzione, perché oggi noi stiamo in un mondo dove va tutto quanto e spesso e volentieri a rovescio. Tuo padre ed io, notare l'umiltà della Madonna e come la Madonna stessa fosse entrata nell'ordine voluto da Dio. L'ordine voluto da Dio, amici miei, può piacere o non piacere, qui non si tratta di essere maschilisti o retrogradi. È che il capo famiglia è l'uomo. Ripeto, il capofamiglia non significa, e ne abbiamo esempi in giro oggi a iosa, di chi è, cioè, autorizzazione a spadroneggiare o a fare il dittatore o a fare il despota o a fare il padre padrone, cioè la possibilità della degenerazione di una cosa non deve diventare lo strumento per cui io quella cosa la distruggo a priori. Siccome può degenerare in questo, eliminiamolo. No! Allora, perché può succedere che ci siano delle sante donne, ma con un carattere un pochino forte, diciamo, dirompente, che a volte quasi, magari involontariamente, certamente, ma quasi impediscono all'uomo di esercitare il proprio compito di marito e di padre.
La pari dignità non significa, come dire, stare sullo stesso livello, perché se ci sono delle realtà di subordinazione volute da Dio, cioè non c'è niente da fare, e noi queste le dobbiamo rispettare, cioè, perché l'ordine voluto da Dio lo richiede. Ripeto, non dobbiamo avallare i soprusi, perché i soprusi dobbiamo denunciarli, dobbiamo sottrarci ai soprusi, d'accordo? Il fatto che un uomo sia il capo di famiglia non è che l'autorizza, che alza le mani, tratta male la moglie e fa fare il matto con i figli, assolutamente. Se queste cose succedono, Dio non voglia, devono essere fermate, devono essere denunciate, devono essere non avallate in nessun modo. Ripeto, ma è un altro discorso il riconoscere questo. La Madonna su questo dà un esempio alle donne. Non so se chi di voi conosce una donna cattolica molto molto in vista, molto in gamba a mio avviso, che è Costanza Miriano. Scrisse qualche tempo fa un libro che fece scalpore, scandalo, d'accordo? Si chiamava Sposa di Essi Sottomessa. Il titolo, volutamente provocatorio, scatenò un finimondo, insomma, un polverone. Cioè, oggi io credo che nei processi di conversione anche delle persone, di riavvicinamento a Dio, ci deve essere anche fondamentalmente, ed è fondamentale, un discorso da fare anzitutto davanti al Signore, previa formazione della coscienza, di riscoperta dei propri ruoli, delle proprie funzioni. Cioè, le cose funzionano nell'ordine divino se ognuno fa bene quello che deve fare. Io, per esempio, io sono un prete, d'accordo? E Dio fa il prete. Non posso fare il laico, e non posso neanche fare il monaco, non posso neanche fare il frate. Devo fare il prete, perché lo sono. Un uomo che è sposato deve fare il marito e deve fare il padre. Una donna che è sposata deve fare la moglie, deve fare la madre. Un figlio deve fare il figlio, non può fare. E anche qui, cioè, è chiaro che nella famiglia di Nazareth questo era una cosa perfettissima, no? Però Gesù lo riconosceva obbedendogli in tutto. Allora, è chiaro che l'obbedienza si guadagna, tra virgolette, non con un esercizio sordo dell'autorità, ma con l'autorevolezza, ordinariamente. Però è anche vero che ai ragazzi l'educazione bisogna dargliela. Cioè, ci sono delle scene oggi diffusissime, cioè di ragazzini che sono completamente insubordinati, quindi irrispettosi di ogni minima autorità, sia nei confronti dei genitori e quindi conseguentemente nei confronti di tutte le altre autorità. Cioè, a me è successo tantissime volte, anche recenti, di vedere dei ragazzini che fanno delle cose anche in presenza di un sacerdote assolutamente inqualificabili, ma non te la puoi prendere col ragazzino, anche se in certe circostanze comunque qualcosa gliela devi dire. Ma quello è completamente, auguriamoci, ineducato, per non dire maleducato. Sapete che quando di un ragazzino si dice che è maleducato, a chi è rivolta l'offesa, tra virgolette? O quantomeno, se non è l'offesa, il rimprovero? Ai genitori. Cioè, oggi si assiste spesso ad una debolezza che diventa veramente a volte essere proprio imbelli. Cioè, non è possibile, cioè, certamente, anche se l'educazione va data attraverso valori, va data attraverso esempi, prima di tutto, però in certe circostanze, cioè, un figlio deve assolutamente imparare.
a stare sottomesso all'autorità dei genitori, perché altrimenti non sarà sottomesso a nessuna autorità legittima e costituita. Non solo, ma non crescerà in maniera anche umana, sana, equilibrata e corretta. Noi abbiamo l'autorità dell'autorità che è l'Altissimo, però per esempio il padre dentro casa chi rappresenta? Rappresenta l'autorità dell'Altissimo e deve entrare in questo compito, deve assumerlo. Dio stesso, cioè il Vangelo di Matteo, è molto importante per questo, cioè le grandi decisioni della famiglia di Nazareth le prende San Giuseppe, non le prende Maria. L'angelo non va da Maria a dire guardate che adesso sta per arrivare Erode, si è impazzito, cercate di fare qualcosa. È andato da San Giuseppe a dirglielo. E San Giuseppe ha dato l'ordine, si parte e si va in Egitto. Quando era ora di tornare a casa, l'angelo non è andato da Maria, è andato da San Giuseppe. Ora, capiamo, no? Da un punto di vista di santità e di meriti, ma chi era più grande, Maria o Giuseppe? Una domanda retorica, no? Però c'è un ordine stabilito, cioè, ma noi capiamo che anche Gesù si è voluto sottomettere a San Giuseppe, ma capiamo, no? Uè. Cioè, perché c'è un ordine. Quindi la vicenda di San Giuseppe, insieme alle tante altre, ci fa comprendere quanto davanti a Dio l'ordine è di un'importanza capitale. Capitale. L'angelo va da Giuseppe ed è lui che prende le decisioni per la famiglia di Nazareth. Ecco, quindi questo mutatis mutandis si diceva nei libri di diritto che un tempo studiavo, cioè cambiate le cose che si devono cambiare, si facciano le debite applicazioni, no? Ecco. L'ultimo aspetto, la dimensione affettiva, cioè vabbè, insomma, avere tra le braccia Gesù. Le cose che scrive San Bernardo, no? Portarlo in braccio, guidarne i passi, stringerselo al petto, insomma, non sono cose. Però la dimensione affettiva, a volte gli uomini, amici miei, sono un pochino anaffettivi. Ma questo non perché non abbia anche l'uomo la capacità di, perché anche qui c'è un cliché, c'è un pregiudizio culturale e non solo, che essere affettuosi è una manifestazione di una cosa non consona con l'essere umano. Quindi, cioè, se smancia via le fanno le donne, noi no. E quindi c'è poi il cliché dell'immagine dell'uomo che è sempre greve, cioè grezzo o freddo o comunque anaffettivo. Ma questa non è una cosa buona. Cioè, coltivare una buona affettività a cui ci si educa non è deprimere o avvilire la propria virilità, ma è al contrario promuoverla. D'accordo? Qui tante donne lamentano, ecco, da parte degli uomini che gli sono vicino, proprio questo non sentirsi amati. E attenzione che anche tanti ragazzini lamentano il non sentirsi amati e spesso soprattutto dai padri. Questa non è una cosa buona. Non è. Alla sana affettività ci si educa. Se non ti viene spontaneo, tu impari a porre in essere dei gesti che trasmettano l'amore. Dicevo recentemente, non mi ricordo dove, ripeto, che non basta dire a una persona ti amo, ma tu lo sai che ti amo. No, quell'amore lo devi percepire.
Cioè, se tu chiedi al ragazzino, ti ama tuo padre? Fammici un attimo pensare. Dunque, allora, beh, va a lavorare, quindi porta i soldi a casa. Poi, sì, ogni tanto mi fa qualche regalino. Sì, poi, beh, certo che se in qualche circostanza, non sempre, però gli chiedo aiuto, però più o meno me lo dà. Babba, sì. Non è una cosa, cioè, quando noi ci sentiamo amati, alla domanda ti senti amato? Uno risponde subito, immediatamente, sì. Allora, una sposa, quando uno gli chiede, ma ti senti amato da tuo marito? Deve rispondere subito di sì. Un figlio, ti senti amato da tuo padre? Deve rispondere subito di sì. Ripeto, ci si educa a queste cose perché i gesti sono molto importanti. I gesti sono molto importanti. I gesti di affetto. Io su questo mi permetto di fare una considerazione conclusiva, no? Anche nella vita di coppia. E mi rivolgo ai miei più giovani, se ci fosse qualcuno tra i giovani che sente queste cose. Per esempio, la castità prematrimoniale è una risorsa formidabile sotto certi punti di vista, perché l'astenersi dai gesti che hanno, come dire, manifestazione, significato e caratteristiche sessuali o se si preferisce un termine un po' più esplicito, libidinose in senso stretto, perché durante il fidanzamento violano la castità, non è che significa che questi due stanno come due estranei, no, perché in quel tempo è il tempo in cui coltivare l'affettività. E solo l'affettività, come insegna la Chiesa, creerà un contesto bello anche per la vita sessuale cosiddetta attiva. Questo le donne lo colgono meglio degli uomini, però anche qualche uomo lo coglie, se ne accorge. Allora, l'affettività è un valore. Pensiamo anche al nostro rapporto con Dio e ci pensino anche gli uomini, perché anche il rapporto con Dio può essere un rapporto freddo, distante, distaccato. Ma questo non è quello che Dio vuole. Oppure, il primo comandamento cosa dice? Amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, anzitutto, no? Con tutta la tua anima e con tutte le tue forze. E quindi, adesso non dico di leggere L'arte di amare di Erich Fromm, insomma, no? Però il concetto che questo testo esprime anche nel titolo è che l'amore è un'arte che si impara. E che San Giuseppe quest'arte la conosceva molto bene. Gesù si sentiva amato da San Giuseppe, la Madonna si sentiva amata da San Giuseppe, si sentivano protetti da San Giuseppe, sentivano che Giuseppe era il punto di riferimento, pur essendo poverissimo, pur essendo si rimboccava le maniche e non gli ha fatto sicuramente mai mancare niente. Capiamo quindi la grandezza di quest'uomo. Bene, molte altre considerazioni sono da farsi sicuramente, però per oggi penso che possiamo fermarci e contemplare questo bellissimo ritratto di San Giuseppe, padre, educatore, religioso, figura di responsabilità, punto di riferimento e centro di propulsione, ecco, di un'affettività sana e santa che ha ricolmato di gioia la vita di Maria Santissima e la vita terrena del nostro Dio e Salvatore Gesù. Ci aggiorniamo alla prossima puntata e che Dio vi benedica e la Madonna sempre vi protegga.